abbiamo finora annunciato, non necessariamente in ordine di presentazione. Abbiamo annunciato Elton John, Nicole Kidman, Matt Jim, Cozier, Balvin, Lost Frequencies, Bolle, Cristina D'Avena, Laura Pausini, Ramazzotti, I Pooh, Elisa, Renato Zero, Ezio Bosso, Aldo Giovanni Giacomo, Frassica e Brignano. E se dovesse succedere, ovviamente, l'ho già detto Carlo in questi giorni, se dovessero aggiungerci ancora altri amici, altri ospiti, saremo felici di dirvelo. Buongiorno a tutti, grazie ancora una volta di essere qua. Come d'abitudine, questo è il mio secondo festival. Personalmente sono molto contento, oggi è una giornata molto importante, forse la più importante di tutte, perché primo è il compleanno del mio figliolo, secondo perché finalmente sentirò su quel palco tutte e 20 le canzoni insieme in una rapida sequenza, perché finalmente tutti insieme proveranno sul palco dell'Ariston, quindi sarà la prova più importante. Credo dalle 3 in punto inizieremo le prove. E poi, insomma, perché in qualche modo è la cosa più importante, non ci dimentichiamo mai, lo ripeto sempre, che per me la ciccia sono queste 20 canzoni, anzi le 28, perché ci aggiungo anche le 8 canzoni dei giovani, e quindi anche quest'anno sono soddisfatto della scelta fatta e spero che, come è successo lo scorso anno, le canzoni del festival poi saranno trasmesse in radio e diventeranno nostre, ascoltandole di giorno in giorno, di settimana in settimana. Devo parlare? No. Che dire? Sapete cosa? No, sono molto, molto contenta, ovviamente siamo tutti... No, la cosa bella è anche è che comunque le prove e l'impegno è sempre parallelo a un divertimento, almeno io intendo a viverla così. Poi ecco, condurre insieme a Carlo è una bella esperienza, è un po' come andare, che ne so, in macchina tipo con Hamilton, non è che dici guarda avanti, ti fitti, vai, e va lui, perché è talmente... Ovviamente il riferimento era per il colore della pelle, no? No, sono bene tutti e due, devo dire, è talmente bella, è così, se passa la Cirinà gli chiedo di sposarmi, perché è talmente bella che... è veramente, Gabriele, è bellissimo. No, Gabriel ha il suo... No, nel senso, Gabriel è... Gago. Però la cosa bella che mi è accaduta a me, ovviamente, sempre a me, perché sono un po' nerd io, comunque, non dentro sono nerd, quindi... Sono andato al ristorante, avevo prenotato, siamo entrati in questo ristorante e c'era anche Gabriel a cena con il suo staff, ovviamente... È uscito Garco dal ristorante, c'è stato una, io ho visto un temporale di flash, e ho detto, mamma mia, adesso quando esco così, sono uscito era vuoto, vi giuro, cioè si sono sfogati con lui e basta. Ho vissuto anch'io più o meno la stessa cosa che raccontava Virginia per quanto riguarda Garco. La legge ci rimane, infatti si fa la strada. L'altro giorno un autista che mi ha portato degli abiti, cioè ha preso il telefono e ho pensato che voleva una foto, invece mi ha detto ma posso fare una foto con Gabriele, è possibile? Quindi sì, sono, è una cosa... È vero invece, vi giuro. Un uomo poi. Comunque. A tutti, niente, volevo che dire. Io non vedo l'ora che sia domani sera, che inizi il festival, di essere sul palco, perché i momenti più belli che ho passato in questi giorni sono stati sul palco durante le prove. Mi è piaciuto tantissimo l'affiatamento che si è creato con noi quattro sul palco, ma anche dietro le quinte. Poi a me piace molto scherzare dietro le quinte, giocare un po' con tutti. Voglio picchiare Fasulo. Da tutti questi giorni che lo inseguo per picchiarlo, scherzo. E quindi mi piace molto la famiglia che si è creata in questo momento con mamma.